tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Trasferimento dei medici di base dal Poderino di Fano, l'appello di una paziente alle istituzioni, ai privati e al vescovo Armando Trasarti. Settore della nautica in ripresa, al via la costruzione del polo cantieristica e pesca all'interno del porto di Fano. Del Rio e Bertinotti è il vincitore di MasterChef alla terza giornata di Passaggi Festival della Saggistica. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo parlandovi del trasferimento, ancora una volta, dei medici dal quartiere del Poderino di Fano, perché una paziente ha voluto lanciare un appello affinché nel quartiere possa rimanere un poliambulatorio. Sentiamo che cosa ci ha dichiarato. Questo è un classico caso di bene comune che viene perso. Allora bisogna ricordarlo, anche perché questa decisione crea un disagio agli abitanti del quartiere e soprattutto peggiora la loro qualità di vita. È preoccupata la signora Nunzia per il trasferimento dei medici di famiglia dal Poderino di Fano, come lei, tanti altri pazienti, in particolare disabili e anziani, a cui abbiamo dato voce nei giorni scorsi, e che chiedono che un poliambulatorio possa rimanere nel quartiere. Quando ha saputo del trasferimento? L'ho saputo circa 8-10 giorni fa da una vicina di casa, paziente di un medico che aveva lo studio in via Umbria. Poi qualche giorno dopo ho telefonato alla segretaria, la quale mi ha detto: la fermo subito signora perché il suo medico non sta più qui, ma si è trasferito nello studio dietro la farmacia Vannucci. Dopo aver ricevuto la notizia, ha proseguito: ho subito pensato che in via Umbria, essendoci diversi medici di base e vari specialisti, sarebbe stato sguarnito il centro medico più importante della zona e che quindi il trasferimento dei dottori avrebbe portato disagio alle persone sole, che dovranno necessariamente farsi aiutare da parenti o da una badante se ne hanno le possibilità. Per questo motivo Nunzia, insegnante fanese in pensione, ha deciso di lanciare un appello. Innanzitutto alla sanità, poi agli enti, alle istituzioni, ai privati che fanno del bene in sordina senza pubblicizzare la cosa, allo stesso vescovo Trasarti, dotato di grande pragmatismo, perché qualcuno di loro possa offrire dei locali affinché si riapra questo centro medico che è fondamentale per la vita dei residenti del quartiere. Due ordigni bellici sono stati ritrovati in provincia di Pesaro Urbino. Il primo, di piccole dimensioni e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto in località Bevano di Carignano, in un terreno vicino al civico numero 86. Nei prossimi giorni verrà fatto un sopralluogo dagli artificieri, che dovranno valutare la data, gli orari e il raggio di sicurezza da adottare per l'eventuale sgombero dell'area. È fatto divieto a chiunque, fatta eccezione per le forze dell'ordine, la squadra artificieri, la polizia municipale e le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile, di avvicinarsi ad un raggio inferiore ai 50 metri dalla zona delimitata con nastro dai carabinieri della stazione di Fano. E un altro ordigno bellico invece è stato ritrovato a 200 metri dal centro storico di Isola del Piano. Per permettere la bonifica dell'area, i tecnici della provincia hanno bloccato i lavori che stavano eseguendo per il ripristino di un fosso. E torniamo a parlare delle mense negli asili fanesi. Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere un servizio in cui il genitore del comitato mensa ha denunciato cibi surgelati e fuori stagione. Per questo il consigliere dell'UDC, Davide Del Vecchio, ha presentato un'interrogazione urgente sulla qualità del servizio erogato.
Chiede quindi al sindaco Seri il motivo delle mancate analisi di controllo sugli alimenti crudi e cibi confezionati, nello specifico prosciutto cotto non a norma di contratto, fagioli e spinaci surgelati e frutta non di stagione, come la ripetizione dei soliti prodotti mele e pere ben 2 settimane. Ed ora occupiamoci della politica. Primo partecipato incontro per il neo consigliere regionale del PD Renato Claudio Minardi. All'appuntamento non è voluto mancare il neo presidente delle Marche Luca Ceriscioli. Vogliamo essere la voce dei cittadini in regione, ha ribadito il consigliere davanti ai tanti simpatizzanti presenti insieme agli amministratori locali ai vertici del PD, dagli onorevoli Marchetti e Morani al segretario provinciale Gostoli, passando per il vicepresidente nazionale e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I punti in agenda sono chiari per Minardi: ridurre la burocrazia che impedisce economia e sviluppo, ottenere una sanità di qualità che garantisca tempi brevi per tutti, migliorare le infrastrutture e il turismo per creare nuovi posti di lavoro. E ora passiamo a occuparci del settore della cantieristica navale, perché Marina Group ha un altro anno e mezzo di tempo per iniziare i lavori del nuovo polo della cantieristica e della pesca al porto. Il Comune di Fano ha infatti concesso una proroga alla società. Vediamo i particolari nel servizio curato da Simona Zonghetti. Il settore della nautica mostra i primi segnali di ripresa. In questo contesto l'amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione della pista delle barche e a consentire l'avvio del polo cantieristica e pesca all'interno del porto. La società Marina Group se l'era aggiudicata con gara nel 2004 e la durata della concessione è di 62 anni, a decorrere dal 2005. Difficoltà e lungaggini burocratiche, insieme alla crisi che ha colpito il settore della nautica, ne hanno prolungato la costruzione. Risolte quasi tutte le problematiche, l'inizio dei lavori da parte di Marina Group è imminente. La concessione demaniale aveva però un termine per l'utilizzo delle aree, e cioè il prossimo 30 giugno. Così il Comune ha deciso di concedere al Consorzio una proroga e dare quindi alla città una concreta occasione di crescita economica. Ma considerata la situazione che si è presentata, ha deciso di dare dei nuovi termini per l'inerzia a eseguire l'intervento. Quindi viene posto un termine al 31 dicembre del 2016 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, quindi intendiamo le strade, i sottoservizi, la pubblica illuminazione, nonché diciamo, le aree verdi arredate presenti nella zona, nel comparto dato in concessione. Poi entro 6 mesi dopo, cioè entro giugno del 2017, è necessario poi svolgere l'intervento di riqualificazione, di manutenzione straordinaria della passeggiata dell'Isippo e chiaramente entro 5 anni occorre realizzare l'intervento complessivamente, cioè edificare poi i capannoni. E l'obiettivo qual è? Beh, l'obiettivo è chiaro, insomma, siamo in un momento in cui ci sono dei segnali di ripresa della nautica. E questo è diciamo, l'unico modo che ha l'amministrazione di poter favorire e riaprire una finestra verso un'industria che ha dato tanto alla città e che oggi noi come dire, avvertiamo nella sua mancanza. Cioè, la crisi della nautica ha messo in ginocchio una bella fetta dell'economia di questa città. Quindi riapriamo questa finestra, abbiamo la fiducia che le cose possano ripartire e immediatamente otteniamo nel giro di un anno 500.000 euro circa di lavori, 500.000 di euro di lavori in urbanizzazioni che comunque vanno nel tessuto economico della nostra città. Proseguono intanto i lavori di asfaltatura delle strade comunali di Fano. Dopo gli interventi in via Giordano Bruno, in via De Borgarucci e in parte di via Giuglini, oggi sono iniziati quelli in via del Ponte, da Piazzale Bonci a via della Repubblica, dove però alcuni esercenti hanno lamentato il fatto che la strada è stata chiusa al traffico 2 giorni prima rispetto all'inizio dei lavori, creando così disagi ai commercianti e ai loro clienti. Nei giorni scorsi il consigliere comunale Alberto Santorelli era intervenuto puntando il dito contro l'amministrazione fanese per lo stato di incuria in cui versa la città, prendendo come esempio lo strappo non riparato della tensostruttura a Sassonia. Oggi un nostro reporter di strada ci ha inviato questa fotografia che ritrae, come vedete, la riparazione del tendone.
Dall'altra parte, invece, alcuni cittadini ringraziano il comune di Mondolfo per aver ripristinato il parco situato davanti alle scuole in via Corfù a Marotta. Il comune di Fano, dicono i residenti soddisfatti dell'unificazione, lo ha lasciato in uno stato di abbandono per circa 20 anni, con giochi per bambini rotti, erbacce ovunque e siepi non curate. Nel cortile della Scuola Statale dell'Infanzia di Sant'Orso si è svolta un'iniziativa in previsione dell'intitolazione dell'Istituto Fanese a Enzo Berardi, noto maestro della musica arabita ed emblema dell'antico carnevale di Fano. Il popolare maestro è stato festeggiato alla presenza del figlio Alberto Berardi, della dirigente Frediana Benni e dell'attuale maestro della musica arabita Daniele Gaudenzi. La festa è culminata con una scopertura dell'insegna realizzata con la creta da un gruppo di mamme che hanno riprodotto un orsetto con tanto di livrea, cilindro, occhiali e bastone del comando, ricordando così Enzo Berardi. La cerimonia ufficiale per l'intitolazione della scuola avverrà all'inizio del nuovo anno scolastico. Parliamo di spettacoli, la valigia dei non desideri è il titolo del saggio spettacolo di fine anno del Centro Fitness Energy Club che si svolgerà lunedì prossimo al Politeama di Fano. Il 23° anno che facciamo spettacoli di danza e quant'altro, anche altre cose. Il Centro Fitness Energy Club, attraverso il Centro di danza, praticamente l'Energy Dance, effettuiamo questi saggi di fine anno che man mano si sono sempre più elaborati, sempre più ricercati. Infatti abbiamo il piacere di avere con noi anche la compagnia teatrale Jolly Roger, che lavora appunto per quanto riguarda spettacoli per bambini e altre cose, e quindi facciamo questa collaborazione di teatro danza. Quest'anno la rappresenteremo appunto lunedì 22 al Politeama alle ore 9 lunedì, e poi faremo una replica anche mercoledì 24 in piazza a Calcinelli, nella nostra sede dove è il Centro Fitness. Di che cosa tratta? Allora, è la valigia dei non desideri, ripeto, è una storia tratta, inventata appunto da noi, da questa compagnia Jolly Roger insieme ai nostri insegnanti, la Giada Broccoletti e Emanuele Galgani, che collaborano da noi da tanti anni e hanno messo insieme questa storia, che è molto simpatica. Il vescovo Armando Trasarti incontra domattina alle 9.30 le associazioni sociali ed economiche al centro pastorale di Via Roma a Fano. L'appuntamento sarà l'occasione per fare il punto su idee e progetti, ma soprattutto sulla capacità di fare rete tra i soggetti al fine di rafforzare la coesione sociale del territorio. Quest'anno il tema che il vescovo utilizzerà per guidare la riflessione è quello della responsabilità. Domenica invece, in occasione del centenario di fondazione delle piccole suore missionarie della Carità di Don Orione, si svolgerà a Casa Serena la tradizionale festa della riconoscenza, che avrà inizio alle ore 17 con la Santa Messa celebrata dal vescovo Armando Trasarti. A seguire uno spettacolo realizzato dalle ragazze di Casa Serena insieme alle collaboratrici e ai volontari dal titolo 100 anni di carità. A chiusura invece ci sarà un buffet con musica, canti animati dal movimento orionico dei volontari e che verrà proiettato un video della prima marcia podistica amatoriale per l'handicap che si è svolta nel mese di maggio. E come ogni sera facciamo, vediamo che cosa è successo quest'oggi e che cosa accadrà questa sera al Passaggi, il Festival della Saggistica, venerdì ricco quello di oggi a Fano per la terza giornata. Tra gli ospiti il vincitore di Masterchef Stefano Callegaro e Francesca Vecchioni. Tra i politici arrivati oggi spicca la presenza del ministro alle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, arrivato per presentare il suo libro Cambiando l'Italia. Prima di salire sul palco però ha scambiato due parole tra gli amministratori locali e il presidente della provincia Daniele Tagliolini. Nel suo intervento ha toccato anche il tema della Fano Grosseto. Ma la Fano Grosseto si fa, non si fa, se ne fa un pezzo? Come finisce? Si fa, si fa. Si fa secondo progetto, si fa secondo progetto, almeno questo è quello che, se vi comportate bene, si fa. Così suona minaccioso, ma con che tempi?
No, adesso appunto noi abbiamo un problema sui tempi, cioè io come è noto non faccio mai promesse che non so di mantenere. Allora i tempi, per esempio, quando un politico vi dice questa cosa qua la farò in un anno e c'è di mezzo un'impresa, un contenzioso, una variante d'opera, è difficile, no? Però noi stiamo lavorando adesso per dare certezze a tutti i passaggi e credo che insomma le previsioni che sono state fatte siano credibili, questa è una delle opere in cui ho previsioni credibili, ma non mi sbilancio, però certamente il collegamento che noi dobbiamo fare del centro d'Italia con le coste è assolutamente decisivo. Dopo di lui un altro politico, Fausto Bertinotti, presenti anche i giornalisti da Monica Maggioni a Peter Gomez. L'evento si è svolto nel cuore del centro storico, tra il chiostro delle Benedettine, l'ex chiesa di San Domenico e la mediateca Montanari Memo. Ha riscosso un grande successo di pubblico e anche noi vi abbiamo trasmesso quest'oggi in diretta su Fano TV come evento serale alle ore 22 per passaggi d'inchiesta a 30 anni dalla strage di Pizzolungo. Margherita Asta e Michela Gargiuolo presenteranno il loro libro Sola con te in un futuro aprile. Conversando con le attrici, Peter Gomez del Fatto Quotidiano Online e Giorgio Santarelli di Rai News 24. Unico assente il regista Dario Gento, che per motivi di salute dovrà rinunciare alla consegna del premio. Il programma completo, per quanti lo vogliano consultare, è su www.passaggifestival.it. E con quest'ultima notizia chiudiamo per l'informazione questa sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi. Noi torneremo qui domani sera, se vorrete, naturalmente puntuali alle 20:30. Buona serata a tutti.